E non so se dire buongiorno, buonasera, comunque vi saluto. Solitamente siete abituati ad ascoltarmi attraverso delle recitazioni, dei recitativi che faccio su ciò che scrivo. In questo momento invece mi presento come Nicola, Nicola che parla, ecco, con il mio modo di essere, di... Voglio dirvi, avete ascoltato e anche visto un po' alcuni miei video che in qualche modo tratteggiano un amore visionario, immaginario. Non si tratta di storie personali o di vissuti, ma di costruzioni. Io tendo a costruire, tendo ad espandere un po' la mente, perché se non espandi la tua mente sei fregato, anche perché la vita tutti i giorni ti imbriglia in una serie di circostanze così contorte, così complesse, responsabilità che aumentano costantemente e non ne puoi fare a meno. E naturalmente in questo settore io posso apparire proiettato in una dimensione quasi dissolvente, che per certi aspetti mi appartiene, però la mia vita, quella concreta, quella reale, è investita dal caos, dalla fatica, dal lavoro costante, dalle preoccupazioni, da tutto ciò che ci attraversa un po' tutti. Per cui in questo spazio ritaglio un aspetto particolare della mia vita, che non è quello che mostro tutti i giorni. Ma non è solo il mio aspetto, io non sono solo quella persona delicata che si lascia sfiorare dalle carezze immaginarie, sono anche una persona molto dura, che si arrabbia tanto, che è anche un po' irascibile quando le cose gli vanno storte, perché spesso le cose girano di traverso e bisogna anche in qualche modo cercare di contrastare, di lottare, di avere questa energia costante. Tuttavia voglio portare un messaggio che ritengo importante, la dimensione poetica dell'educazione, qualcosa che si è persa, perché oggi si vive in una dimensione estremamente fluttuante, in una cultura dello sballo, e tutte queste cose io le lotto, sono molto arrabbiato con i mass media, lo dico a squarciagola. Ora voglio dirvi qualcosa del perché io metto questi video che faccio, ecco. A me piace molto comunicare, ma non lo faccio per esibizione, assolutamente, non me ne frega proprio un tubo, come si suol dire. Anzi, detesto tutte le persone che vogliono apparire, mi fanno incavolare in maniera tremenda. Io credo invece che sia importante comunicare, esportare, divulgare una dimensione che oggi è stata cancellata dalla storia, e credo che ne abbiamo una grossa responsabilità morale ed etica. È proprio questo quello che io tento di fare. Ora mi permetto di farvi ascoltare qualcosa che avevo buttato di getto, e vi chiedo semplicemente di mettervi le cuffie e di leggere queste quattro paroline che ci sono, che avete già letto nella mia pagina, e di ascoltare la musica che ho fatto stamattina. La chiamo viola d'amore perché c'è una viola che fa dei contorni, e poi provate a chiudere gli occhi e immaginare. Se volete potete scrivere, sarà una cosa molto bella ciò che avete provato, ciò che vi fa immaginare tutta questa dimensione.